Il 16, 17 e 18 giugno Monselice torna ad ospitare in centro storico i migliori vini dei Colli Euganei e i prodotti gastronomici del nostro territorio. L'amministrazione comunale rilancerà la splendida cornice storica di Piazza Mazzini come contenitore per le attività di 19 cantine e una decina di produttori, mentre il Museo San Paolo ha già ospitato venerdì scorso una serata a tema con degustazione delle migliori cantine del territorio. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Volontario per la tutela dei vini Colli Euganei, a partire dalle 18.30 del venerdì al Villaggio di Vino di Piazza Mazzini saranno allestite una serie di casette bianche, ognuna delle quali sarà destinata ad una particolare cantina o a un particolare locale. Street food in chiave veneta e vino dei Colli affiancheranno così l'offerta commerciale dei negozi monselicensi che venerdì 16 prolungheranno l'orario di apertura fino alle 23.30 grazie alla collaborazione con ASCO. Tutte le sere ci sarà DJ set. Naturalmente è un'occasione anche di degustare prodotti enologici dei nostri colli, un percorso che si inserisce anche all'interno di quello che è la candidatura al MAB UNESCO e ovviamente un valore aggiunto anche questo e la possibilità anche di stare insieme, aggregarsi e riunirsi finalmente insomma tutti per conoscere meglio i nostri prodotti e valorizzarli. Una grande rete anche con gli esercenti del centro che i negozi saranno aperti il venerdì sera e una grande rete anche con i gestori dei locali, dei bar e dei ristoranti del centro che offriranno delle occasioni particolari di degustazioni all'interno dei loro locali. Quindi assolutamente una sinergia totale con tutti coloro che lavorano nel centro storico e con tutte le realtà del territorio a partire dalla Proloco, naturalmente l'amministrazione comunale, il Museo San Paolo nel quale c'è stata anche un'occasione venerdì scorso di incontro e di degustazione all'interno del museo con delle visite guidate, quindi uniamo anche l'aspetto culturale all'aspetto enogastronomico. Tre giorni dove degustare tutte le eccellenze vinicole del nostro territorio, abbinati a 10 produttori di food e a un intrattenimento musicale. Una grande occasione per fare festa a Monselice e per conoscere la nostra città. E questo evento ha avuto anche il patrocinio e il contributo da parte della Regione Veneto nell'ambito della valorizzazione dei Colli Euganei, perché comunque Monselice è inquadrata e è insediata nel parco tematico dei Colli Euganei e questa rassegna va proprio nella direzione di valorizzare quelle che sono le peculiarità ambientali, ma soprattutto le peculiarità che abbiamo nel nostro territorio, nella nostra città, una città che ha oltre 7.000 anni di storia e quindi va nella direzione di valorizzare, quindi prendere in considerazione il patrimonio storico, artistico e culturale che la nostra realtà esprime per i turisti che vengono per degustare, quindi quello che io definisco come l'enoturismo, quindi il turista che viene qui e che ha la possibilità di apprezzare quelli che sono i beni storici del nostro paese.